a tutti e benvenuti in questa diretta del Team Prismini. Ciao a tutti, buonasera. Fatevi sentire in chat. E questa sentire. Appunto è la primissima diretta del Team Prismini ufficiale con la nuova programmazione, anche se siamo sul mio canale al momento per via dei problemi tecnici che non vi racconteremo. Sì, lasciamo stare. YouTube è antipatico. Abbastanza. Sì, infatti YouTube, StreamYard, tantissimi. Sono tutti antipatici. Internet. Sì, internet. Fino a fine mese. Come dicevamo prima, ci manca solo che si metta a piovere e che scatti tutto e finisca. Non ti... Aspetta. Una volta a me mi è successo, ma avevano tolto la luce, cioè la corrente, perché stavano facendo dei lavori. Sono rimasta tipo 24 ore senza luce, no. E tipo a casa cenavamo con le candele, e tipo io quel giorno avevo in live, quindi... Vabbè, romantico. Ciao! Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Yes! Buonasera! Buonasera! Allora, oggi faccio io le veci. Vai. È il suo canale. Siamo ospiti. Sì, purtroppo allora. Se non ci trovate sul canale Team Prismini per i problemi che vi abbiamo detto che ci sono stati per colpa di YouTube, appunto. E dalle prossime volte saremo sul canale, non vi preoccupate. Ormai abbiamo imparato. È solo questa volta. Esatto. Allora, stasera siamo qui per parlare di Instagram, tutti i segreti per crescere sulla piattaforma, per gli artisti ma non solo. Infatti l'idea c'era venuta un po' ascoltandovi, sentendo che magari qualcuno di voi è un artista emergente che vorrebbe iniziare a fare un po' conoscere la sua arte, il suo stile sui social ma non sapendo bene come fare. E quindi abbiamo pensato di invitare qui due esperte di Instagram, Eliana e Giulia di Forbidden Fruit, per farci un po' raccontare che percorso che ci diceste voi se reti di Instagram, venuti qua per imparare, invece dobbiamo essere noi che dobbiamo siamo tutti diciamo qua che... col taccuino il... Allora, diciamo che la cosa si tra virgolette dividerà in un certo senso in due parti, nel senso abbiamo voi come rappresentanti del Bookstagram, mentre io parlerò un pochino di più della parte artistica. Infatti qua c'è già uno spoilerino. Infatti, sì, stavo vedendo pure il telefono bello messo inquadrato, sì, cioè pronto tra per poco, inquadrare. Sì. Potenti mezzi. Potenti mezzi, esatto. Tra poco. Fighissimo. Cioè sì, per me è anche una cosa così, è tipo un potente mezzo, quindi cioè ci sta. Yes. Va bene. Tanto abbiamo altri saluti. Snocciolare i segreti. Per diventare famous. Smolliamo. Allora, prima di tutto io vi chiederei se vi andasse, ragazzi, di presentarvi. Noi ci conoscono, ormai siamo famosi a livello internazionale. Ormai. Quindi... Beh, ma guarda, la stessa cosa vale anche per noi, per cui ci fermano per facciamo strada. Facciamo le presentazioni entrambi, magari sia per chi viene dal nostro profilo che per chi viene dal vostro. Cominciate voi che siete gli ospiti. Ok, quindi facciamo un po' e un po', Elia. Vai, Eliana, facciamo una sempre tutto insieme. Una parola all'uno. Sì, esatto, un'unica anima. Comunque noi abbiamo aperto la nostra pagina su Instagram che si chiama Forbidden Fruit, la gestiamo insieme e parla principalmente di boys love, quindi ci occupiamo di recensioni, consigli di lettura, ma anche di news, parliamo di nuovi annunci e appunto sì, diamo consigli. BL ma non solo, perché poi ovviamente nella nostra pagina trattiamo un po' tutti i manga, principalmente quelli BL, però poi in realtà qualsiasi cosa ci piaccia o qualsiasi cosa ci abbia colpito particolarmente, insomma noi decidiamo di parlarne. Elia, se vuoi dire qualcosa... Abbiamo scelto questa piccola nicchia del Bookstagram, Mangagram... come vogliamo chiamarla, insomma. Fumettogram adesso pure. Fumettogram. È una categoria ormai per tutto. Ormai. Praticamente sì, alla fine uscirà.
E niente, dato che all'epoca non nessuno trattava di Boys Love su Instagram, penso che neanche esistesse ancora il Mangagram come lo conosciamo oggi, come community, credo erano no. veramente pochi. Ho detto, vabbè, Giuffa, parliamone noi, che ne so, troviamo qualcuno. Ed è nata così un giorno abbiamo detto, ma perché non apriamo una pagina Instagram? E poi l'abbiamo fatto, veramente, quindi è nato tutto un po' in realtà come un gioco all'inizio. Un po' a caso. Sì, anche perché, ecco, come ha detto Eliana, appunto, all'epoca naturalmente c'erano delle pagine che trattavano di manga, ovvio, come c'erano anche i canali YouTube, eccetera, però non in quel settore specifico, e soprattutto noi neanche ne seguivamo molte, quindi abbiamo iniziato in maniera molto, un po' così, alla cieca, diciamo. A gioco. Abbiamo iniziato e poi è andato avanti. Non avevamo un obiettivo ben preciso, un piano strategico, un qualcosa, noi facevamo le cose un po' come veniva. Infatti, cioè, i nostri primi post... Se vi diciamo all'inizio come erano i nostri post... La maggior parte li abbiamo nascosti, sono archiviati. Sono archiviati, sì. Non si possono, sono come gli archivi quelli là del Vaticano, non li apriremo tipo mai nella vita. Restano lì. Chi li ha visti, chi c'era, ok, chi non c'era, non li vedrà più. Bah, non li vedrete mai. E questo è detto noi. Diteci voi, diteci di voi. Chi parte, ragazzi? Vai, bene. Facciamo Frank, che di solito siamo sempre io ed Elisa. L'abbiamo fatto per un po' di live, perché tu non c'eri. E quindi veramente anche l'altra volta ho iniziato io, però. E vabbè, oggi ci rimettiamo in pari. Vai. E allora... Sono Frank, non ho particolari skills come le ospiti e come le mie colleghe. L'unica cosa che... mi occupo di recensire, di fare articoli su manga, fumetti in generale per vari siti e anche per varie riviste. Prego. Molto breve e conciso. Lo so. Il dono della sintesi. Essendo scrittore devo stare alle cartelle editoriali. Non è facile, quindi. Noi quando facciamo i post siamo sempre costretti a tagliare perché superiamo costantemente lo spazio di Instagram. Oh, mamma mia, che trauma lo spazio di Instagram. Io vuoi dire qualsiasi cosa, ma non puoi, ti devi contenere, perché non solo ci deve stare tutto il pensiero, ma ci devi mettere pure i tag dentro. Infatti... poi vai nei commenti, la gente è difficile che poi vada effettivamente a cercare il tuo commento dove continui la recensione. Sì, questo è un altro problema di Instagram. Ogni tanto lo facciamo, però... Cerchiamo di tagliare il più possibile. Sue, vai tu. Vado io, ok. Allora, io sono Sue, parto in realtà su Instagram inizialmente come artista, poi ho non abbandonato perché comunque appunto disegno ancora, però ho più voluto concentrarmi nella parte del fumetto, in modo tale, quindi faccio anche io recensioni su Instagram, in modo tale anche da poterne approfittare e studiare un pochino i fumetti, perché soprattutto anche nel disegno, se non studi chi è più in alto di te, non vai da nessuna parte. Poi, a parte questo, ho anche scritto qualcosina, insieme a Frank, per un sito qualche tempo fa. Lasciamo perdere. Vabbè, faccio parte anche di una crew di artisti, ma non come artista, più come social media manager all'incirca, perché mi occupo sia delle storie del profilo che delle live, che anche delle recensioni di tutti i prodotti che escono, che sono i prodotti di questa crew di artisti che si chiama Blacklist Crew. E niente, per il momento, appunto, oltre alle recensioni, le live, eccetera, porto anche avanti lo studio del disegno, colore, eccetera. Vai, Eli. Bello. Allora, io sono Elisa, magari mi seguite già sul canale e quindi siete capitati su questa live. In ogni caso, io parlo di manga su YouTube, molto spesso di BL, e su Instagram ogni tanto anche lì pubblico qualcosa a tema manga, a tema BL, però su Instagram io avevo iniziato parlando di cibo, ebbene sì,
e quindi ogni tanto salta fuori anche un post sul cibo. O qualche e niente, storia. Questo. Eh sì, soprattutto qualche storia. Ogni soprattutto tanto. Mo adesso hai scoperto un po' il tipo, no, della cucina vegetariana, vegana, e quindi provi un po' di cose. Sì, sperimento. E insieme a questi tre ragazzi qui in alto abbiamo creato il Team Prismini per parlare di fumetti italiani per supportare tutte le varie piccole e grandi realtà. Ed è un bel progetto, molto nobile, sì. E serviva, perché effettivamente tante realtà italiane non, neanche noi probabilmente le conosciamo, sicuro. No, sì, infatti stavo dicendo questo. Cioè, ci sono tantissimi autori che in realtà io proprio non conosco, ma non vado neanche a informarmi, magari perché non sono magari non so da dove partire. Capito? Quindi dico io sì, okay, molti l'ho scoperti sempre letto manga giapponesi. Sì, sono un po' nascosti alcuni, ma anche noi adesso li stiamo scoprendo anche giorno per giorno, cioè noi stessi. Contatto, esatto, dopo contatto. Sì, sono una cosa magari un sacco underground, no? Invece se venissero scoperti magari diventerebbero famosi, perché potrebbero interessare un vasto pubblico. Noi sì, speriamo in questo, insomma. Di cose belle ci sono, il problema è trovarle, capire dove andare per acquistarle, capire, insomma, è difficile. Quindi vogliamo guardare noi abbiamo in realtà iniziato anche supportando una casa editrice che in questo periodo si sta trovando in grande difficoltà. Abbiamo contattato anche voi per parlarvi della situazione al tempo, che era l'edizione Prismatics, e quindi siccome già volevamo far partire il progetto, ci siamo detti prendiamo questa situazione che insomma è anche abbastanza grave e iniziamo da questo. Poi fortunatamente abbiamo visto che comunque c'è stata un enorme come dire, partecipazione da parte sia da chi conosce noi separatamente, non come Team Prismini, ma come su Elisa e Frank. E niente, anche la casa editrice ci ha ringraziato per questa cosa. Purtroppo il progetto è al momento con la casa editrice è sospeso, ci hanno chiesto di sospenderlo. Ma non interrotto. Non interrotto, quindi stiamo aspettando che ci diano il via per poter ripartire. E nel mentre che aspettiamo abbiamo comunque anche altre idee che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi. Il commento di Lucia che ho visto che ha lasciato, perché anche lei si occupa di far conoscere in qualche modo realtà poco conosciute, autrici poco conosciute, mi fa pensare anche al fatto che ultimamente questi autori non hanno avuto neanche la possibilità più di tanto di sfruttare le fiere. Esatto. Perché prima magari andando in fiera tu un po' curiosando in giro trovavi quell'autore che si autoproduce, emergente, qualche piccola realtà. Invece col Covid, con le fiere limitate, neanche questo. Il piacere infatti, della scoperta. Poi sono sempre le piccole realtà che vanno a rimettere. Che ci rimettono. Ci mettono. Certo. Perché certo, ovviamente certo. I grandi in qualche modo la spangano, è inutile che se lamentano. Ma se già pensiamo che tipo per il Lucca Comics molti dei grandi non hanno voluto partecipare, questo già ci fa pensare, non si sentivano sicuri di partecipare. Poi purtroppo Prismatics è nata a fine del 2019, quindi non ha minimamente avuto il tempo di nascere, di crescere. È proprio un tempismo perfetto. E niente. Comunque sì, Lucia, se vuoi lasciaci il tuo profilo, così ci seguiamo a vicenda e ci supportiamo a vicenda. Facciamo amicizie. Sì. Io ricordo che un'autrice italiana l'ho conosciuta proprio durante una fiera qua a Roma, Romics, per caso, spulciando tra i vari stand, avevo trovato questo, che poi era un BL italiano, in una fiera appunto, perché altrimenti non avevo mai sentito parlare in giro. E quindi, dato che comunque sia, io penso che un po' tutte le realtà si sono adattate a sfruttare il più possibile i social per cercare di emergere, dato che le fiere dobbiamo un attimo un po' capire però come si può sfruttare effettivamente il social, perché un conto dice, beh, mi apro la pagina, parlo del mio manga, un po' come, ecco, vuoi fare il creator. Esatto, io credo poi soprattutto che adesso sia ancora più difficile perché un sacco di persone hanno avuto la stessa idea.
Certo. Quindi chiaramente, per carità, uno può sicuramente emergere, questo è chiaro, però se ci sono tanti profili, un conto è quando sono, che ne so, 100 e un conto è quando sono 10. Quindi... Ok, allora Lucia, ti seguo già. Ciao! Anch'io. Beh, diciamo che tutti questi nuovi profili di artisti, adesso noi vogliamo tutti prenderli a braccetto col team Prismini e provare, venite. Insomma... Beh, veniamo comunque al discorso social, perché già ci siamo, con sì. Magari vi chiediamo un po' di cose. Prima di tutto, perché avete deciso di aprire la pagina? Un po' ce l'avete già raccontato, però. Sì, sì, non da artiste, non l'abbiamo fatto, ma da... appassionate semplicemente, perché prima il manga comunque non era così, come possimo dire, diffuso, comunque non è che sdoganato. Bravo, sì, perché comunque c'era tanta gente che leggeva, però magari non se ne parlava, no? Pure quando andavi a scuola, se leggevi manga eri sempre il solito sfigato, no? Quindi magari lo facevi ma non ne parlavi. E comunque stiamo parlando di manga. Esatto, cioè noi comunque abbiamo stati un paio d'anni amiche all'università, ma non è che ne abbiamo mai parlato. Poi improvvisamente, boom, un giorno è uscito il discorso e abbiamo scoperto che entrambe leggevamo BL. Quindi, sì. Ecco, tutte cose si faceva un po' di nascosto. Sì, ti vergognavi a dirlo. Poi sì, parliamo di BL. Ti vergogna. E quindi abbiamo detto, vabbè, ma vogliamo trovare qualcun altro cui parlare di queste cose? Perché io e Giulia... alla fine abbiamo anche magari interessi diversi, gusti diversi, quindi non è che possiamo parlare sempre di tutto. E cerchiamo qualcun altro. E un po', insomma, ci sono stati diversi motivi, un po' questo, un po' perché... Sì. Cioè, diciamo, ma non c'è nessuno che parla di BL. Come si fa in Italia? È anche vero che magari quando abbiamo aperto la pagina noi ancora non c'era una pubblicazione sistematica, diciamo, no? È vero. C'erano delle case editrici che pubblicavano BL, assolutamente, però la pubblicazione era un po' irregolare, cioè pensiamo alla Finder della K-Lab, usciva veramente quando così come quando sì, oggi piove, oggi facciamo uscire i Finder, quindi era un po' così e quindi magari anche per quello persone, ok, leggevano quei volumi, però poi la cosa finiva là. Invece sì, abbiamo diciamo detto, vabbè, ma non, dai, buttiamo. Non c'era un obiettivo ben preciso. Magari adesso sì, lo fai più con cognizione di causa, sì. Perché vedi che tante persone lo fanno, e quindi dici, voglio farlo pure io, voglio unirmi anche io a questa community. E quindi forse la nostra esperienza è un po' diversa da chi inizia adesso, ecco. Chi si trova già una community e dice, voglio farne parte, perché noi, non lo so, cerchiamola sta community, che ne so. Non lo so se ci sta. Creiamola. Sì. Anche, sì, anche, come no. Cioè, anche la cosa che avevamo detto prima, no? Che il nostro profilo era molto diverso. Cioè, noi prima mettevamo, ad esempio, non so se si può dire, no, beh, noi diciamo, non so se è legale. Però, che ne so, mettiamo tipo immagini, ok? Così. E poi a un certo punto abbiamo iniziato a dire, vabbè, perché non lo facciamo noi la foto al manga? Quindi adesso invece magari sì. Le pagine nascono già facendo foto e manga, facendo recensioni, mentre la nostra pagina ha subito un'evoluzione diversa. Sì, noi sempre così, Lucia. Intanto Sciogiologia ci dice, ricordo, 5 anni fa c'erano i vecchi yaoi dai disegni anatomici assurdi, basati solo sul sesso e si leggeva tanto per. Oggi hanno trame profonde e significative, diversi scenari ti aprono un mondo. Sì, arrivano ancora quelli. Poi dopo volevo anche fare una domanda che magari si discosta un pochino dal discorso social, però che secondo me bisognerebbe sdoganare, però finiamo prima un attimo questo discorso. Okay. Quella domanda, non sono curiosa. Vabbè. Come c'è? Infatti, no, posso dire soltanto una cosa, dissing. Ovviamente, anche se non disso, non sono io. Guarda, non aprire questo argomento. Il BL è un po' scena, beh sì, poi ci stanno quelle letture che fanno parte del tuo cuoricino e... Sì, ormai siamo affezionate. Anche perché i BL nascono come, a quanto so io, come letture, non sceme, però
che ti servono per staccare, cioè almeno fino a qualche anno fa avevano delle trame molto scialle, molto appunto puntate principalmente sulla relazione sessuale, mentre adesso fortunatamente con la crescita, con il fatto che hanno molto molto più pubblico, si stanno aprendo anche ad altri sottogeneri, mettiamolo così. Speriamo che possa succedere qualcosa del genere anche con i Girls Love, perché io vedo che piano piano stanno venendo un po', sì, anche quelli piano piano nati. Yes. Tra l'altro, allora, ragazzi, noi abbiamo in programma un post del genere. Vai, spoiler! You know, Tiwakes Bonkers. Allora, ragazzi, volevamo chiedervi poi, quando avete iniziato, a parte che non c'era la community, siete stati un po' precursori della community, ma vi aspettavate un seguito così grande come quello che avete adesso? No. No, assolutamente no. Prima, veramente, se arrivavamo a quei 50 like a post, eravamo contentissime, tipo, oddio, 50 persone. Ma ti ricordi che i giorni in cui siamo arrivati a 100 follower non passavano mai. Dicevamo, no, ma quando arriviamo a 100 follower? Non potevamo neanche vedere gli insights senza i 100 follower. È vero, è vero. Quindi, perché essendoci meno persone che facevano parte della community, era anche più difficile arrivare ad un pubblico, a farsi conoscere, a farsi scoprire. Adesso invece, che comunque essendoci una community, tu conosci già delle persone, sì, vai a cercare anche membri. Esatto, vai a cercare anche membri. Quindi quando noi abbiamo iniziato, no, non è che puntavamo, era molto, non so se si può dire, un po' a sbaglio. Ma banalmente, adesso c'è l'hashtag. Ciallo. Ciallo, sì. L'hashtag, sì, e via. Quindi, vabbè, adesso c'è anche una maggiore consapevolezza anche dell'uso di Instagram. Quando noi abbiamo aperto il profilo, non è che sapevamo come funzionasse Instagram. Vedevamo che la gente usava gli hashtag e li usavamo anche noi. Poi abbiamo scoperto che ci sono anche hashtag che magari non puoi usare perché sennò vai in shadow ban. Ci è successo. Tu potevi sapere quando hai aperto 4 anni fa cos'era lo shadow ban? Chi lo sapeva? Boh, le mettevi. Tipo, parlo quando di Instagram era ancora agli inizi. Sì, quindi che no, alla fine era solo un posto in cui uno metteva le proprie foto. Mi sa che era in quel, sì, periodo che iniziava ad emergere anche il fattore pubblicità. Però, beh, magari in altri, sì, campi, che ne so, la moda, i trucchi. Diciamo che è cominciato più con YouTube che con Instagram. Sì. Subito dopo si è spostato su Instagram. Vero, poi dopo. E adesso vero, anche su TikTok, per dire. Eh sì, tanto, ovviamente adesso. Quelli più quello di moda. Forse addirittura. Molto, sì, adesso sta cominciando a prendere molto molto piede TikTok, probabilmente anche più di Instagram, secondo me piano piano, sì, supererà un po' anche l'uso di Instagram, sì, TikTok. Ma poi soprattutto quei ragazzi più giovani, proprio le nuove così, generazioni, sì. Cioè, sì, ma poi anche l'algoritmo di anche ragazzi delle medie. L'algoritmo di TikTok è anche più facile rispetto a quello di Instagram, perché con Instagram è veramente difficile che un post ti giri talmente tanto bene da arrivare a tante persone. Magari un tempo era anche più facile perché eravamo di meno, adesso è difficile. Adesso TikTok, più che eravamo di meno, c'era più che altro un social, era come YouTube, per dire, che tu pubblicavi così perché ti piaceva, cioè non, magari non avevi, sì, nient'altro da fare, ti mettevi, pubblicavi. Poi sì, ovviamente nell'aumento della gente, YouTube e Instagram mi sono resi conto che però potremmo anche noi ricavarne qualcosa, e quindi subito dopo sono arrivate anche, c'è arrivato anche la possibilità di guadagnarci, però ovviamente da passatempo al lavoro non è, esatto, sì, non è così semplice come sembra, ci vuole veramente tanto lavoro, tantissima, sì, dedizione dietro. E poi c'è anche da dire che Instagram ha inserito successivamente le sponsorizzazioni. Sì, quindi prima non esistevano. Adesso c'è anche una cosa di Instagram che ti spinge a pagare per poter avere una maggiore visibilità. Prima non c'era questa cosa, quindi era molto più facile fare. La visibilità la potevi anche ottenere tu da solo. Sì, pubblicando il post e basta. Adesso pubblicando è molto il più post magari ti andava bene perché, che ne so, gli algoritmi giravano in un certo modo. Adesso invece adesso devi fare devi sperare anzi che 4.000 cose dietro si attivino e che quindi il post, sì, però ovviamente
ci sono anche, almeno nel campo artistico, poi possono essere anche utilizzate, secondo me, nel campo del Bookstagram. E ci sono delle appunto challenge, questo genere di cose, sì, che ti permettono un pochino di farti, sì, riconoscere di, sì, più, sì, ma anche, sì, di, sì, quello parleremo tra poco. Spoiler. Okay. Ma infatti il discorso è che adesso serve proprio una strategia per riuscire a crescere su Instagram, sì, mentre prima si poteva un po' andare alla cieca, si riusciva e pian piano si capiva anche come aggiustare la propria pagina. Come abbiamo, sì, fatto noi, che facevamo completamente. Lo dimostra il fatto che sono nate anche professioni che si occupano di queste cose. Su tutti i social ormai serve la strategia, ci sono, esatto, i manager. Qualcuno che conosca gli algoritmi, che sappia quando cambiano gli algoritmi, allora che cosa bisogna fare. Cioè, potrebbe sembrare tante una stupidaggia, sì, metto una foto su Instagram, invece no, no, non è assolutamente così. Sono tante cose che devi tenere conto. Leggevo, ecco, qualcuno che chiedeva il feed, perché devi avere l'impatto visivo, è un social che nasce per l'immagine praticamente, certo, quindi devi avere un bel impatto visivo, devi avere un piano editoriale, quindi non è che puoi più pubblicare a caso. No. Oggi mi va e pubblico. No. Sì, devi tenere conto di tutto, delle giornate, degli orari, che poi dipende anche, secondo me, come periodo tu vuoi rendere il tuo rapporto con il tuo Instagram. Tipo, io nel mio caso, sì, ci sto attenta, ma quel che mi basta, nel senso, non voglio diventare ultra mega professional, sto attenta, certo, all'estetica magari del profilo, e poi non tanto quando mi va pubblico, ma quando riesco, quando ho qualcosa di pronto che mi piace, pubblico. Poi è ovvio, quello dipende da, secondo me, anche da ognuno di noi, che tipo di tempistiche, sì, si vuole dare, è molto soggettivo. È ovvio che più velocemente vuoi crescere, più cose per più tempo devi postare. Quello, sì, è... adesso che ci sono le storie, diciamo che non è più neanche tanto l'utilizzo, cioè usare tanti post, fare tanti post in una settimana, è proprio essere attivi. Sì. A Instagram importa questo, devi essere la attivo, devi... la... bravissimo, devi essere costante, devi interagire tanto, avere interazioni. Soprattutto, sì, perché altrimenti non ti torna nulla indietro. Quindi no, commentare, lasciare like, interagire con le storie degli altri è proprio, secondo me, la base. Perché giustamente credo che sia un comportamento, cioè un atteggiamento, come dire, umano, no? Tu parli con me, io parlo con te. Se invece magari uno resta più sulle sue, è anche un po' più difficile crescere, no? E il problema forse anche degli autori emergenti è che io ho una pagina dove faccio una mia opera, come interagisco con altre pagine? Dovrei interagire magari con altri autori, però dovrei interagire, sì, con autori che comunque sono conosciuti. Oppure la cosa che adesso sta andando abbastanza di moda, tra virgolette, magari, è interagire con influencer, sì, cioè con persone che comunque possono arrivare ad un pubblico un po' più grande e quindi far sì che io possa essere conosciuto, quindi attraverso poi quello che è il passaparola, però diciamo tramite persone un po' più conosciute, un po' più, che hanno un po' più di pubblico, perché sennò effettivamente o interagisci tra artisti, però rimani sempre in quella nicchia là, dovresti allargare un po' di più, perché sennò rimani un po'... secondo me sì, bisogna l'interazione anche con i privati, diciamo, un po' quello che fanno le case editrici. È fondamentale, perché sennò non va da nessuna parte, secondo me. Diciamo che parola chiave è interazione. Sì. Sì. Rapporto che col poi pubblico. Voglio dire, social, lo dice, sì, la parola stessa, cioè social, quindi devi socializzare, altrimenti... Il segreto era davanti agli occhi di tutti. Quell'antico vaso andava a portare... No, quello... Sì. Non so, io vedo tanto... Sì? Vai. No, finisci pure. Dicevo che tanti profili che vedo che nascono nuovi, no, piccolini, e magari già nel primo post dicono, fanno domande, no, perché vogliono l'interazione, il call to action, mi sembra si chiami. Però il problema è, sì, se tu non hai una community, non te la sei ancora costruita, è difficile che tu riesca subito ad avere quella risposta, no? Quindi... magari anche un po' per questo che c'è chi si scoraggia, anche
come creator, ma anche come autore che c'ha una pagina, che non hai quell'interazione che ti aspetti. Quindi, come diceva Giulia, forse uno dovrebbe anche fare, ok, mi apro la pagina, oppure ho una pagina però non riesco a crescere, prova ad interagire con gli altri e magari piano piano saranno anche gli altri ad interagire con me. Io ci metterei anche la pazienza, perché magari molto spesso, ormai vabbè, la nostra società è abituata a volere tutto e subito, cioè io stessa sono così, però in realtà per arrivare ad un certo punto bisogna sempre metterci un po' di pazienza. Non puoi pensare che magari dopodomani già improvvisamente hai 1000 follower. Poi ecco, l'abbiamo detto, soprattutto adesso in cui tutti quanti utilizzano quel social. Quindi per me anche la pazienza è un requisito base, proprio. Per tutte le cose in generale, però anche per questo. C'era arrivata una domanda interessante da Sociologia. Una cosa che mi chiedo per quanto riguarda i social è se è fattibile gestire una pagina a più mani. Come vi gestite tra di, voi? Io sono sola e penso mi darebbe fastidio avere qualcuno che mi sballa il profilo. Ti do fastidio, giù. Sì, tantissimo. Ti adesso arrivare un minuto, mandatela via da questa live, resto solo io. Allora, beh, diciamo che noi abbiamo dalla nostra il fatto di essere amiche, quindi noi andavamo d'accordo già prima della pagina, già come proprio anticamente come colleghe di università, che comunque studiavano insieme, si passavano gli appunti, e poi da lì è nata un'amicizia, ed è nata anche un'amicizia fondata su un interesse comune, che è quello della lettura dei manga. Però noi decidiamo tutto insieme, cioè qualsiasi cosa che dobbiamo fare, tranne magari, ok, la storia, oggi ho comprato questo, che può fare Liana, o che magari posso fare io, per il resto noi decidiamo tutto insieme, dalla pubblicazione dei post a che foto vengono fatte. Cioè, la foto è brutta, la foto si rifà. Cioè, se io faccio una foto brutta, Eliana me lo dice, la rifaccio. Quindi diciamo che devi arrivare un po' a dei compromessi quando sei in due, per forza. Però devi essere consapevole del fatto che non puoi decidere da solo. Quello che qualsiasi cosa devi sempre confrontarti con il tuo. Poi noi siamo fortunate perché in realtà andiamo abbastanza d'accordo su tutto, sono veramente pochissime le cose su cui divergiamo, però posso capire che se, cioè, è anche per questo magari che riusciamo a gestirla bene in due, perché se ci sono due personaggi particolarmente diversi, magari uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro, non si riesce mai a arrivare a una decisione comune. L'unico problema che forse è gestire in due sono le notifiche, perché magari se io per sbaglio apro una chat che era destinata a Giulia, se poi io non mi ricordo di mettere quella notifica da leggere, Giulia non lo sa, e quindi quella chat ogni tanto è successo, delle chat si sono perse. Perché per dirti, io magari rispondo la mattina, poi magari faccio altre cose, io non mi ricordo più di continuare a rispondere. Cioè, c'è anche questo per dirti. E di qua forse ha risposto Eliana, invece poi no. Però vabbè, ci sta, insomma. Deve esserci un po' di feeling tra le persone che gestiscono un profilo. Però ci siamo anche tra noi tre, così, Io eseguo. Soprattutto con le notizie. Sì, a lui facciamo fare i testi. Principalmente. Allora, nel nostro caso. Bassa manovalanza. Nel nostro caso, diciamo, la nostra pagina non è tanto un. Come posso dire? Cioè, non trovi molte foto, nel senso, per le foto e per le recensioni principalmente vai sulle nostre pagine singole. Mm-hmm. Mentre quello del team Prismini è più un raccoglitore di tutto ciò che facciamo e delle live con gli ospiti dei programmi che abbiamo da fare. Poi, nel nostro caso, ognuno di noi si occupa di qualcosa di diverso. Tipo, Elisa si occupa delle grafiche. Strano, ma vero, non sono io che mi occupo delle grafiche. Al massimo le do una mano
e tipo con i colori, con le cose da selezionare, ma io purtroppo ho poco tempo, quindi lei si è messa in gioco e ha detto che okay, ci provo io, le faccio io, e ha fatto veramente un buon lavoro, secondo me. Il calendario dell'avvento, visto? Il calendario dell'avvento l'ha gestito tutto lei, da sola, con la grafica, l'ha fatta tutta lei. Visto. Io invece, vabbè, al massimo faccio le storie, o adesso, appena mi libero uno spazietto, farò anche, diciamo, tra virgolette, grafiche però più legate a disegni, con noi tre che riguardano poi il Team Prismini, e poi appunto Frank si occupa più anche di contattare le realtà che abbiamo come ospiti e di scrivere. Se c'è da fare post, se c'è da fare da lasciare informazioni, eccetera. Quindi sì, un consiglio che io mi sento di dare è di dividervi, tipo quando appunto ci si trova a gestire una pagina in due o più persone, di lavorare come se fosse una sorta di casa di produzione e dividervi i compiti. Sì. Quello ancora sì, non abbiamo litigato. Uno è più portato per una cosa e uno più per un'altra. C'è anche da dire che poi noi eravamo comunque reduci da Fumetti in Tazza, che è stata una, tra virgolette, fiera online che abbiamo tenuto a febbraio, trovate ancora il canale YouTube se volete spulciarlo, quindi avevamo un pochino di esperienza alle spalle. Le spalle forti. Ragazzi, ormai. Volevo chiedervi, voi per il vostro calendario dell'avvento, come vi siete organizzate per farlo? Allora, l'ha gestito per la maggior parte Eliana, perché io in questo periodo sto lavorando e anche studiando, quindi ovviamente mi trovo in una situazione in cui ho meno tempo rispetto a quello che ad esempio potevo avere l'anno scorso. Però comunque sia lei, nonostante si è occupata magari di pubblicare queste prime storie, mi ha comunque mandato sempre tutto e mi ha detto ti piace, sei d'accordo? E io quindi dicevo sì, perché vi ripeto, per la maggior parte del tempo siamo d'accordo su tutto, quindi dicevo sì sì, vai Elia, non ti preoccupare. Poi quando ad esempio l'altro giorno mi sono liberata, ho detto guarda Elia, se vuoi possiamo ricominciare, possiamo mettere una storia al giorno, cioè mettiamo una storia per uno, quindi che ne so, un giorno la metto io, il giorno dopo la metto lei, la mette lei, e il giorno dopo la rimetto io, insomma, e così via. Prima della live stavamo parlando del calendario, stavamo organizzando delle cose, le domande sul calendario. Quindi perciò sponsorizziamo i nostri due calendari, approfittiamole. Sì, che poi sono delle idee bellissime, cioè tipo io adoro i calendari così dell'avvento, quindi sono bellissimi. Poi comunque, avendolo fatto sia noi sia voi, in realtà sono due calendari completamente diversi. È questo che è proprio bello. Sì, questa infatti è la bellezza, che tu comunque hai lo stesso tema, però poi ovviamente siccome ogni testa è diversa, realizzi poi cose diversissime, partendo però da un tema comune, no? E quindi evviva il cervello delle persone. Che poi io non so se penso anche per voi la stessa cosa, quando io devo pensare a qualcosa da fare, penso sempre a quello che vorrei vedere io, quello che vorrei fare io, e allora lo propongo anche alla gente, perché dico, se questa cosa mi piacerebbe da spettatrice, lo faccio anche, faccio da creatrice, quindi penso sì, fare sempre quello che piace, insomma. Comunque sì, secondo me... Noi ci abbiamo, cioè ormai siamo fissati con sta cosa, no? Tipo l'altro giorno, vado un attimo fuori contesto velocissimamente, stavo cercando degli stickers per Telegram su come dopo la pioggia e non li trovavo. E ho detto, vabbè, ma com'è possibile che non ci sono? E poi ho pensato, ma perché non me li faccio io? E li faccio da sola, mi faccio un pacchetto di stickers, no? Scusa, quindi... la pagina non l'abbiamo aperta così, cioè mi ha detto non c'è nessuno, ma famolo noi. Cioè, diventiamo quello che noi volevamo. Giusto. Comunque sono contenta di chi ci ha detto che si sta divertendo per il calendario, ci fa piacere. Chi è Eli? Magari facciamo un piccolo shout-out al nostro Eli. Vuoi farlo tu, visto che al stai gestendo le grafiche? Vai, sì. Sì, allora praticamente abbiamo fatto questo calendario dell'avvento sempre a tema fumetti italiani, lo trovate sulla pagina Instagram Team Prismini. Ogni giorno
consigliamo un fumetto o un'opera comunque artistica italiana e ogni tot c'è in palio uno sfondo per il cellulare, se seguite le regole. Quindi se ci seguite giorno per giorno, ogni tanto. Tra l'altro, se non sbaglio, domani abbiamo in palio uno sfondo. Se non sbaglio, potrei Quindi sbagliare, però. non mi ricordo mai, non mi ricordo la lista. Ci fidiamo Però di te. forse sì. Allora, Lucia prima Oh, ci io quello che diceva. dovevo fare ho fatto. Vai. Adesso c'è più pubblico, ma molte più pagine, quindi è un'arma a doppio taglio. Beh, è un po' saturo l'ambiente, quello Sì. lì, però c'è anche più possibilità così di trovare gusti più affini ai tuoi alla fine, tra le varie pagine, di trovare più quello che cerchi. Vedo un Francesca po' ci questo. chiede: quanto ci avete messo a scegliere il vostro feed, il vostro stile? Perché appunto anche noi volevamo domandarvi se consigliate a delle nuove pagine di artisti o anche bookstagrammer di impostare il feed in un certo modo e di mantenerlo, oppure di andare un po', non lo so, È fateci sapere. come trovare il proprio. Ah, per gli artisti forse è un discorso un po' diverso, perché là Sì. puoi decidere di far vedere una parte di bozza, un'illustrazione. Là forse è un po' diverso il discorso. Per i creator invece io penso che un minimo di organizzazione deve esserci. Non per, cioè ci sono tanti modi per avere un feed ordinato, omogeneo, però visivamente poi alla fine fa la differenza, proprio avere un impatto estetico. Quindi, quanto ci abbiamo messo? Un sacco. Ed è Ancora ancora adesso? in Esatto. fase di sviluppo. Ogni tanto ci Comunque. scocciamo di quello che abbiamo e cambiamo. Sì. Okay. Noi Non lo so. principalmente usiamo filtri per le foto che facciamo e organizziamo le Sì. foto in base a come meglio stanno secondo noi, perché poi chiaramente noi siamo profani, insomma, non è che siamo, non lo so, grafiche o persone laureate in arti multimediali, no? Quindi magari capisci la palette, capisci il colore, facciamo tutto in maniera, Andiamo a cioè, caso. in base al nostro gusto, sì, casalinga, ecco, diciamo così, che poi magari un pochino abbiamo affinato col tempo, però è tutto Sì, in base a puoi quello che fare. ci piace, ecco. Che ne so, ci Puoi anche piace la usare, roba ecco, solo. pastellosa, usiamo tutta la roba un po' pastello, insomma, che so, per dire, Anche la sì, lo prima cosa che mi stile, cioè noi viene abbiamo messo il filtro, ma anche puoi scegliere di fare tutte le foto in un certo modo e in mente. alla fine diventa una cosa omogenea. Cioè, Lucia, per esempio, prima in chat, non so Sì, se c'è io pure ancora, pensavo a lei. Lucia ha scelto quel tipo di impostazione nella foto e fa tutte le foto con quello sfondo, con quell'impostazione. Alla fine diventa un feed omogeneo. Oppure c'è chi decide di usare sempre gli stessi colori che si ripetono nelle foto, non un filtro, ma solo una palette di colori costanti. Quindi non è facile, però, cioè è veramente complicato trovare un feed, uno stile che ti aggrada e mantenerlo. È una cosa un po' lunghetta, quello sì. Sì, per gli Poi artisti vale magari la stessa, spesso posso dire che cambia vale la contro la tua stessa cosa. volontà. Sì. Per gli artisti vale la stessa. Penso di sì. Dipende come No, vuoi sì. impostare quello che. Diciamo che allora per gli artisti più che su Instagram sì, molto spesso si fa il discorso del come faccio a trovare il mio stile. Questo stile che va trovato per forza, mannaggia. Allora, intanto credo che questo consiglio possa valere sia per chi vuole crearsi un feed su Instagram, sia per chi vuole creare uno stile artistico da seguire, e cioè circondarsi di cose che ci piacciono, da cui prendere spunto. Se si vuole raggiungere una certa estetica, adesso ce ne sono tantissime, e potete tranquillamente trovarle facendo anche dei giri su Pinterest, tipo, non lo so, se sapete che vi piacciono i colori pastello e andate a cercarvi le cose più kawaii o il pastel core, eccetera. Se vi piacciono le cose un po' più buie, un po' più dark, andate a cercarvi una Dark Academia o una Royalty, che è un tipo di estetica. Magari scaricate Pinterest e create delle cartelle con tutte le cose che vi piacciono e da cui potete prendere spunto. E cosa in più per gli artisti,
vale la stessa cosa ma con i propri artisti preferiti, quindi su Instagram trovate un artista che vi piace, salvate il post e poi tornate indietro a guardarlo, vi serve sia a voi che per prendere spunto, sia all'artista, così fa un piccolo engagement in più, perché adesso salvare i post a quanto pare è l'arma vincente. Anche noi ci salviamo post, sì. Magari un modo in cui hai impostato la foto che ci piace, ti piace. E dicevo, questo è figo, possiamo sfruttarlo magari in qualche altro modo, qualche colore, faccio anch'io. Qualche oggetto, dicevo, questo lo voglio recuperare anche io, quindi sì, prendere spunto, tanto prendere ispirazione, ci sta. Poi la linea ispirazione e copiare è un po' sottile, però quello è un altro discorso. Sì, vabbè, discorso. Non abbiamo questo discorso. Abbiamo intanto due commenti sulla sponsorizzazione. Sciogiologia chiede: le sponsorizzazioni come funzionano? E poi abbiamo Nintara che dice: io che vorrei sponsorizzare, ma Instagram prima mi consiglia e poi mi dice che non sono adatti al mio quotidiano. Ma non è che siamo delle grandi esperte di sponsorizzazione, perché l'abbiamo usata tipo una volta, forse per una un giveaway. Una volta sola. Abbiamo buttato 2 euro. La sua era 2 anni fa, ormai diventa quasi 3 anni fa, quindi... Quindi... anche perché cioè, già non abbiamo soldi per conto nostro, ci mettiamo pure a dargli a Instagram, già comunque e non sapete come andrà a finire oltretutto, però sì, perché poi quando avevamo provato era venuta fuori Elia, ti ricordi, cioè a seconda di quanti soldi mettevi ti sponsorizzava il post, non solo nell'arco della tipo dei giorni che tu decidevi, chiaramente più giorni erano più soldi erano, ma anche tipo con le ore, com'era, era una cosa. Sì, ma perché c'è proprio uno studio di statistica per quanto riguarda le sponsorizzazioni, quindi lì diventa un discorso proprio che uno si dovrebbe mettere a studiare e capire meglio le strategie di sponsorizzazione. Però poi sì, magari anche là sicuramente le prime funziona. Volte in cui sponsorizzi male, poi più sponsorizzi magari più capisci come funziona e allora meglio vai. Quindi però sì, comunque anche a noi Instagram consiglia perennemente. Vabbè, perché Instagram vuole soldi, caccia money. Sì, quando ti dice hai 10 euro di credito, ma dai, chi ce l'ha 10 euro di credito? Però, bugie, okay, dammeli allora io lo faccio. Comunque, ci sono comunque anche, secondo me, modi per poter crescere senza usare le sponsorizzazioni. Io ho visto profili, qualcuno l'ha citato anche prima, che hanno fatto un ottimo lavoro di rapporto con il pubblico, proprio a livello di autori sui social, e sono riusciti a farsi conoscere anche senza avere mai visto sponsorizzazioni dei loro contenuti in giro. Quindi penso che sia anche poi l'abilità del riuscire a creare quell'interazione, quelle iniziative... L'importante è trovare un pubblico attivo, secondo me, sì, perché se tu hai 100.000 follower ma nessuno ti ricondivide, nessuno ti scrive, vabbè, in quel caso li hai comprati. No, vabbè, sì. però insomma, cioè, è comunque difficile fare di Instagram o YouTube il proprio lavoro se da parte del pubblico non c'è interesse per quello che stai facendo, nonostante ti seguano un sacco di persone. Nel nostro caso, cioè noi siamo magari un esempio più lampante, sì, abbiamo solo, tra virgolette, quasi 200 follower, però dei follower che abbiamo, alcuni ci sostengono, cioè ci scrivono sotto i commenti, ci rispondono alle storie. È più importante, secondo me, avere la partecipazione del pubblico più che stare a pensare al numero di like e al numero di di follower che ti compaiono appena apri il profilo Instagram. Assolutamente. E infatti comunque adesso l'algoritmo di Instagram è intervenuto, no? In questo senso. E quindi, ad esempio, i like non valgono più come valevano prima, non valgono quasi niente. Esatto. Che è la cosa che tu lasci... così per pro forma quasi ormai. Sì, quindi puoi scegliere anche di nasconderli, non per forza devi farli ormai vedere. Proprio non valgono più niente. Prima invece uno diceva, questa foto ha 100.000 like, oh mio Dio, invece... Comunque sì, quindi è giustissimo il discorso. Un conto è dire, ho 10.000 10.000 follower, però
poi nessuno ci sostiene veramente, quindi no, ci fai poco e nulla. A parte che anche come soddisfazione personale, no? Sì, magari una nicchia piccola, però... Meglio avere delle persone, non dei semplici numeri. Poi ancora di più, ovviamente, se sei un artista, quindi ci devi anche sopravvivere. Se un artista campi solo della fiducia che ti danno, i follower, e magari da bookstagrammer in un certo senso poco di meno, ma se sei artista devi avere il pubblico attivo. Fine. E anche per dire, se hai, appunto, rivedendo un po' il discorso, 100.000, magari lanci un tuo prodotto, hai 100.000 follower ma nessuno di questi è interessato a comprartelo, tu rimani secco. Se però hai invece 100 tranquillissimi follower che però sono attivi, si interessano, hai un bel po' di persone in quel caso che si sono comunque comprate il tuo prodotto e che ti hanno sostenuto, che hanno avuto voglia di sostenerti. Infatti qua ritorna il discorso del rapporto che crei con il tuo pubblico, con l'interazione reale, effettiva, che devi riuscire a creare, perché poi con la sponsorizzazione non ci fai nulla se non c'è un rapporto vero con chi ti segue, persone che sono intenzionate effettivamente, magari che comprano il tuo prodotto, non tanto perché magari gli piace la trama o gli piacciono i disegni, lo comprano... Ma perché ci sei tu dentro. Ci sei te, bravissima, esatto. Bravissima. Succede, certo. Assolutamente, magari. Ma anche perché ad esempio quelle fanzine, con la sponsorizzazione, così... arrivi, vai sul profilo, ti piace la foto, vai su quel profilo, magari lasci il segui, però poi dopo un po' ti rendi conto che quel profilo non ti dà niente, quindi poi te ne vai. Esatto. Cioè, ci sta. Come dicevo prima, quelle fanzine così, le fanzine, per chi non lo sapesse, sono tipo delle, tra virgolette, riviste create dai fan che hanno una tematica o un fandom, che molto spesso vengono realizzate da più artisti. Quindi più artisti uguale a più pubblicità, e di solito chi compra quelle fanzine lo fa perché o gli interessa l'argomento oppure c'è l'artista che ha lavorato all'interno della fanzine, per esempio. Anche perché pure le pagine di fanzine non crediate che arrivino a chissà quali numeri su Instagram, però intanto vendono. Certo. Sì, ma anche Artbook, per dirti, o semplicemente anche chi c'ha un negozietto, no? Ha aperto una piccola attività, magari lo... Vuoi sostenere chi c'è dietro quell'attività, certo. Al di là poi... Sì, io poi principalmente ragiono così, ok, mi piacciono anche le cose del negozio, mi piace molto la stationery, eccetera, però mi piace principalmente sostenere l'artista che c'è dietro, comunque il creator che c'è dietro. Certo. Poi ho visto una domanda interessante sui reel. Ah. Secondo me... Di chi è? Elisabetta Isolato, Geologia, mi sa, no? Sì, sì. Sì, ma forse l'ho vista. Io non ho capito il magico mondo dei reel. Allora, reel e TikTok funzionano in maniera diversa, a quanto ho notato, però prego. Sono la stessa cosa, praticamente. No, la stessa cosa, però io noto che tra TikTok e Instagram, almeno per quanto riguarda il mondo del bookstagram, funzionano in maniera diversa. Sì, tipo Instagram si basa molto di più sull'estetica e TikTok sul far ridere. Sì, è vero. Infatti anche la copertura di uno stesso video su TikTok è diversa rispetto a Instagram, a Reel. È ancora un mondo che secondo me... Bene come va, No, infatti. Anche Instagram stesso ancora si sta perfezionando probabilmente su questo discorso dei Reel. Perciò fate i reels adesso, perché adesso possono ritornarvi utili, dato che sono nuovi, approfittatene ora, prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo difficile usufruirne. È vero. Ragazzi, un'altra cosa che volevamo chiedere è cosa fare nel pratico, magari challenge, tag, se c'è qualcosa in particolare che consigliate agli artisti, ma anche no. E a questo proposito, Sue, è un po' tardi, non so se fai in tempo per la tua dimostrazione pratica. Ma sì, noi la voglio vedere. Sì. Bene, allora... No, al massimo siamo una mezz'oretta in più. Siamo qui per questo, Su. Allora Sue, io però prima direi di far partire loro per quanto riguarda il... oppure non lo so, perché io parlerò più da un punto di vista artistico che da bookstagrammer.
Comunque sì, è un discorso che vanno bene secondo me sia per i creator sia per gli artisti. Sì, siamo sempre nell'ambito dell'interazione, no? Del socializzare. Alla fine anche quello che stiamo facendo adesso, no? Quello che fate voi, il calendario, è un modo per interagire. Le challenge, un tempo andavano molto di moda le challenge nel Bookstagram. Ma infatti di meno. Adesso vanno di meno, sì, però un tempo sì. È sempre lì. Trova il modo per creare l'interazione, anche le collaborazioni, magari solo tra persone. La live che stiamo facendo adesso è un modo per interagire, per collaborare. Quindi questo secondo me va bene sia per chi crea contenuti Bookstagram, sia per chi è un artista, assolutamente. Poi puoi fare sia la collaborazione. Se riesci a vedere la schermata. Sì, 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 ce l'ho qua. L'ho condivisa. Ok. Sì. Ta-da! Magari avevo un'idea. Scuso per il... Sì, purtroppo avrei voluto fare la condivisione schermo, ma ovviamente StreamYard è cattivo e tramite iPad non me la fa fare, quindi c'è stato questo modo un po' barbaro per farla. Magari abbasso la luminosità. Così vediamo se riesco a metterti a grande schermo. Eccola. Oh, che bello. Che carino. Comunque sì, può essere un ottimo metodo per potersi far conoscere un pochettino di più. Magari chiedi a qualcuno, c'hai un progetto, un'idea e la proponi a qualcuno per fare una collaborazione, assolutamente. Magari fare interagire anche realtà diverse, non per forza artista-artista, creator-creator, ma creator-artista. Io un'altra cosa che pensavo anch'io. Pure gli shout-out. Ah, gli shout-out noto che vanno moltissimo. E sono utili perché effettivamente servono. Un'idea che avevo avuto, cioè magari se una pagina più piccola, se voi avete una pagina appena nata o comunque poco seguita e avete un'idea anche per un tag, però pensate che non potrà coinvolgere tanto pubblico perché all'inizio non riuscirete a raggiungerlo. Potreste proporre quest'idea a una pagina un po' più seguita, lo fate in collaborazione e così create un po' di più di visibilità. Sì, 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 è importante farsi gli amichetti sui social. Quello sì. Questo per forza, perché comunque essendo tante, tante, tante pagine, ecco, quelle piccoline magari riescono di non riescono ad uscire proprio tanto allo scoperto, magari invece facendosi tramite, facendosi forza con pagine un po' più conosciute, riesci di più a farti pubblicità. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda gli artisti, sì. Si collega un pochino a quello che sto facendo io al momento. Allora, secondo me in generale, io noto che per gli artisti ci vuole un mix, sì, anche questa che dice Francesca, sì, è utile per quanto riguarda più appunto TikTok e Reels. Anche riutilizzare degli audio, ad esempio, che in quel momento stanno andando tantissimo, e fare fare qualcosa a riguardo. Cercare di riadattarlo in un certo senso nel proprio modo di fare. Mentre per quanto riguarda gli artisti più su Instagram, io un consiglio che do, che da un bel po' di anni a questa parte, tipo 3 o 4, su Instagram è arrivato la sfida del draw this in your style, cioè ridisegnalo, ricrealo nel tuo stile. In che cosa consiste? In quello che sto facendo io adesso, cioè ho praticamente preso un disegno di una creatrice che a me piace molto, si chiama Sonia Stigerman, mi pare, tedesca, e che è un disegno che però lei ha creato affinché venisse appunto riprodotto da più persone. Questo cosa comporta? Che se tu prendi il disegno di questo artista che ti piace, che sia piccolo, che sia grande, e lo rifai nel tuo stile, può aiutarti. Come può aiutarti? Può aiutarti perché poi l'artista, vedendo che tu hai, insomma, l'hai rifatto nel tuo stile, vedendo che comunque ci hai messo del tuo, lo può sempre riprendere e ripostarlo nelle tue storie.
Così tu praticamente prendi due piccioni con una fava, sostieni l'artista che ti piace e sostieni anche te stesso, fai arrivare magari più gente sul tuo profilo Instagram. Questo, ci sono anche tante altre sfide. Inoltre, questa del Draw Design Your Style si può applicare sia a chi magari vuole crearne uno suo, anche se io consiglio a farlo alle pagine con un po' più di seguaci o perlomeno con dei seguaci molto molto attivi e quindi di crearne proprio uno proprio, e mentre per le pagine più piccole che vogliono crescere semplicemente di partecipare. Inoltre si possono fare in due modi diversi, ossia un semplice draw design your style come in questo caso fatto esclusivamente per, cioè come una sfida per divertirsi, e c'è anche chi lo fa come sfida per poter vincere qualcosa, che può essere un artbook, che può essere una commission gratuita, quindi una commissione da parte dell'artista, eccetera. E nel primo caso di solito ci si dà una scadenza, quindi entro tot data tu devi fare il disegno affinché venga contato, poi volendo puoi sempre riprenderlo dopo. Mentre per chi non lo vuole rendere un concorso, puoi farlo quando più ti pare e piace, e poi comunque verrai repostato. Beh, una bella strategia. Ce ne sono, sì, ce ne sono tante. Un'altra strategia è anche quello di prendere delle screen caps, cioè delle scene di manga, o principalmente anime, tipo una delle più famose che è stata molto riadattata nell'ultimo anno è stata quella di Sailor Moon, non so se l'avete vista. Quella cosa mi è piaciuta troppo. Io quella la devo fare. Rifatta da tutti gli artisti, insomma, con il loro stile, che poi ognuno sì. è diverso dall'altro, è stato fighissimo per me. Cioè, sì, c'è chi ha cambiato anche l'intera scena, per dire che l'ha resa, a parte con uno stile diverso dal manga, ma anche proprio in modi diversi. Ma cioè sì, hanno partecipato tutti, cioè magari pure quelli americani che facevano, che ne so, uno stile completamente diverso, hanno partecipato comunque, cioè è stato bellissimo secondo me. Esatto. Inoltre, un'altra cosa in cui ti aiuta, che io noto, in cui ti aiutano queste challenge, oltre che a sostenere l'artista che ti piace e sostenere te stesso, e anche il provare cose diverse, tipo io in questo caso utilizzerò la sfida anche per provare una colorazione diversa rispetto a quella che faccio qua di solito sull'iPad, perché di solito coloro qui sull'iPad, faccio più schizzi o comunque cose più legate, più acquarellose in questo senso, perché sono più veloci da fare. Però siccome volevo anche trovare uno stile di colorazione alternativo da usare più qui sull'iPad, che fosse più articolato, diciamo che ne sto approfittando e osservando anche lo stile di colorazione della disegnatrice. A proposito, il disegno originale è questo che ho messo qua come reference, e posso anche imparare cose nuove. Perciò osservare è molto 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 importante, che siate artisti o che siate semplici tra virgolette bookstagrammer. Sì, anche una domanda. Sì, vai. Vai pure, ti ho interrotto. No, solamente per dire, guardare un po' quello che va di moda, osservare i trend e capire, insomma, mettersi un po', seguire l'onda. Esatto. Solo questo. Vai. Allora, Sciogiologia ci chiede: che app usate per i templates? E forse si riferiva al calendario dell'avvento, mi sa. Sì. O anche quelli passati, magari, che ogni tanto avete fatto qualche tag, mi sembra. No, in genere usiamo Canva, che è parecchio strutturata. Sì. Abbiamo usato e poi è gratuita, quindi... Sì. Però sì, Canva ti dà tante, tante possibilità di personalizzazione gratuite, a pagamento anche, però... Noi vendiamo le cose a gratis. Sì, se figurate se... È comoda anche perché ti dà sia degli spunti da usare come base, sia puoi creare da capo, da zero totalmente, quindi è molto personalizzabile. Puoi usarlo come guida, insomma, sì,
Sì. Allora, io te ne menziono un'altra che utilizzo principalmente qua sull'iPad, già che ci sono, te la faccio pure vedere. Ce l'ho qua, un attimo, che devo trovare. Qua, ed è questa, PixArt. Io di solito la creo, creo con questa. Che è anche gratuita, cioè diciamo che puoi decidere o se farla gratuita e hai tra virgolette meno cose, anche se alla fine le funzioni sono le stesse, oppure se pagare un abbonamento di 10 euro non so quando, però da gratuita va più che bene, insomma. Sì, alla fine, cose base, dovrebbero essercene comunque anche tante altre che abbiamo usato in passato, ma come ricordo il nome, perché poi comunque uno può andare un po' sullo store, scarica qualcosa, vedi se fa caso tuo, però al momento stiamo utilizzando da parecchio tempo Canva, ci stiamo trovando bene. E a me Canva l'ha fatto scoprire Elisa. Sì, è quella che sto usando per le grafiche del team e anche per YouTube. Prima non ci capivo niente, poi mi sono messa di impegno a imparare. E, sì, dà tante soddisfazioni quando inizi un po' a capire come funziona. Devi smanettarci un pochettino, però. Allora, noi dovremmo avviarci alla chiusura di questa live. Mm-hmm. Sì, magari rendi più piccola la cosa così vi vedete sì, pure voi. Comunque i consigli ce ne siamo dati tanti e magari continueremo in una seconda volta. Un'altra, se volete, se vogliamo. Infatti, approfondire magari. Secondo tempo. Tanto ci sarà in un certo senso anche il secondo tempo di questa. Spoiler. Sì, abbiamo qualcos'altro in programma di utile. Però sì, ovviamente ci possiamo ritornare quando volete, siete le benvenute. Grazie per averci invitate. Allora, grazie mille a chi ci ha seguito. Il disegno finito, eh? Ah, sì appena riesco. In realtà questa è stata una cosa che mi è venuta in mente poco, tipo quanto tempo prima di cominciare? Un'ora prima di iniziare? Perché io adesso sono un attimo in... cioè, sto un pochino in countdown con un disegno che devo presentare per un concorso di Genshin Impact, quindi sono un po' in ansia. E quindi stavi impegnata in quello. Sì, però vabbè, tanto comunque questo lo dovevo fare, quindi farlo per farlo ne ho approfittato. Abbiamo anche ammirato la creazione in corso d'opera. Intanto per chi ci sta seguendo trovate tutti i nostri link in descrizione a questa live per venire a seguirci, scoprire un po' di più nel caso non conosciate noi o non conosciate Forbidden Fruit, così potete approfondire. Noi per stasera vi salutiamo. Grazie per esserci state, ragazzi. Esatto. Oh, che bello, anche voi mangiate. Grazie a quest'ora. A bellissimo, non sono l'unica. È stato un piacere. Anche per voi. Allora, ragazzi, vi salutiamo, grazie per averci seguiti e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao! A presto! Ciao.